15 gennaio, oggi parliamo di un santo che ha avuto una grande vocazione missionaria, in realtà d'origine tedesca, Harold Jansen, Sant'Harold Jansen. Probabilmente molti di noi non hanno mai sentito parlare di questo nome. Egli fu canonizzato in piazza San Pietro da San Giovanni Paolo II nell'ottobre 2003, insieme a un suo discepolo, cioè un appartenente alla congregazione che egli fondò, cioè padre Josef Fernandenetz, un ladino dell'Alto Adige che era morto martire in Cina, e insieme anche a San Daniele Comboni, il fondatore dei Comboniani, l'apostolo della Nigrizia, cioè il missionario più grande dell'Africa nella seconda metà dell'Ottocento. Dunque, lui nasce nel 1845, nasce in una cittadina della Germania, fa i suoi studi regolari, poi entra in seminario. A un certo punto, però, proprio in un periodo particolare della vita della Germania, in cui ad opera del cancelliere Bismarck si stava attuando una politica anticattolica con il cosiddetto Kulturkampf, cioè la lotta per la cultura, che tendeva ad eliminare gli ordini religiosi e a mettere ogni realtà cattolica, ogni istituzione cattolica non al servizio, neppure al servizio dello Stato, ma sottomessa allo Stato. In questo periodo questo nostro santo, Arnold Jansen, cominciò a sentire nel suo cuore la chiamata missionaria. Egli era cappellano di una casa di suore, era un sacerdote pio e colto, però ecco, durante la giornata aveva tanto tempo libero e quindi lo poteva dedicare alla preghiera, alla contemplazione. A un certo punto egli cominciò a pensare che era opportuno inviare i tanti sacerdoti, chiamiamoli così, in esubero nella Germania di quel tempo, perché le istituzioni, le scuole cattoliche venivano chiuse dallo Stato, cominciare a mandarle queste persone missionarie nel Terzo Mondo, nei paesi che ancora non conoscevano Gesù Cristo. E allora, sostenuto dall'allora vescovo di Hong Kong, che era un italiano, e dopo aver fondato il Messaggero del Cuore di Gesù, un giornale che ebbe una vasta tiratura, un periodico, lui pensa di fondare una società di sacerdoti, un nuovo ordine religioso, poi alla fine dei conti, dedicato al Verbo Divino. Quindi nasce la congregazione dei sacerdoti del Verbo Divino. Perché il Verbo Divino? Noi sappiamo che il Vangelo di Giovanni, che inizia in principio, era Verbum, e prima si pregava questo passo del Vangelo alla fine di ogni messa, e c'erano i genitori di Don Arnold, che erano persone molto devote. Lui era il nono di 11 figli, che avevano una particolare devozione per il prologo del Vangelo di Giovanni, e quindi egli pensò di fondare questo ordine religioso. Però le autorità politiche erano contrarie in Germania, e quindi egli dovette trasferirsi in Olanda, e lì diede inizio a questa congregazione religiosa. Questa congregazione religiosa si sviluppò subito enormemente, non solo perché vi entrarono tanti novizi, tanti giovani volevano farne parte, quindi sentivano la vocazione missionaria, e questo voleva dire che Don Arnold aveva intuito come andava il vento dello Spirito in quel periodo, i segni dei tempi, come
diciamo noi di chiesa, non solo, ma molti sacerdoti che si sentivano tra virgolette in esubero in questa lotta di Bismarck contro la chiesa, già da sacerdoti si unirono alla sua congregazione e decisero di voler partire missionari per l'Africa, l'Asia e l'America Latina. A questa congregazione poi aggiunse, questa prima congregazione maschile, due congregazioni femminili, le Sorelle dello Spirito Santo e poi anche le Adoratrici Perpetue della Santissima Eucaristia, contemplative dello Spirito Santo. La sua fu un'opera grandiosa per il gran numero di missionari che le sue congregazioni, missionari e missionarie, che le sue congregazioni sfornarono. Non solo, ma già nell'anno 1900, quando in Cina ci fu la rivolta cosiddetta dei Boxer, in cui decine di migliaia di cattolici furono uccisi dai nazionalisti cinesi, Josef Freina de Netz, questo sacerdote italiano, potremmo dire anche se di stirpe ladina, dell'Alto Adige, trentino, ebbene lui apparteneva proprio alla congregazione di Sant'Arnold. Sant'Arnold Jansen morì il 15 di gennaio 1909 e attualmente è una delle perle della santità missionaria del popolo tedesco. È un'occasione per noi anche per pregare per la Chiesa in Germania. Non senza preoccupazioni ci arrivano notizie, no, di questo sedicente sinodo tedesco che vuole in un certo senso emulare le posizioni evangeliche in ambito cattolico, e noi non possiamo che ripetere quello che ha detto Papa Francesco ai padri sinodali di questo sinodo in Germania. Dice: in Germania c'è una bella chiesa evangelica, e allora chi vuole diventare evangelico perché non va in questa chiesa invece di voler trasformare la chiesa cattolica in una chiesa evangelica? San Harold Jansen prega per la Germania, prega per tutti noi.